Signora Natascia, sì. Che tristezza. Purtroppo io non la vedrò più, ora viene l'estate. Come farò senza di lei? Non lo so. Però lo sa che stavo pensando? Perché alle feste di Natale non viene a trovarmi? Ma volentieri. Eh sì, perché da noi a Napoli il Natale è particolare. In genere si dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Perché si presume che Natale passato in famiglia sia il più bello. Si incomincia verso l'8 dicembre a preparare il presepe. E ogni anno papà ci mette la novità. Uno più stronzo è nato. 3 anni fa era la volta della stella cometa che entra e esce di tra montagne con carino. 2 anni fa la cascata con la pompa idraulica. Bellissima. Siamo 3 giorni a sciugoso luna, ragazzi. L'anno scorso la grotta che si accende e si spegne a tipo discoteca. Mancava solo che San Giuseppe ma non facevi niente questo. Il giorno della vigilia fate sempre la solita promessa. Quest'anno solo un assaggino di poche cose. Mi devo mantenere in forma. Si comincia col cocchio degli scarpi, lo spaghetto con i frutti di mare, salsiccia, broccoli, il capitone, il baccalà, l'insalata, frutta fresca e frutta secca. E per finire con una cosa micidiale. O figo secco, la cioccolata a torta e la mandorla d'oro, che il più piccolo è 72.500 calorie. Dopo pranzo, mentre prima eravate eleganti e composti, si assistono a delle scene patetiche. Ti tiro un pantalone sbottonato, ti respiro a fatica, Pasqua. Ti sei esprima a gesto. E in quel momento avviene la scena più scassacacchia di tutte le feste di Natale. La poesia dei bambini. Ste povere creature. Queste povere creature che per guadagnare 5 euro devono dire in piedi sopra una sedia una poesia di 3/4 d'ora in rima e baciare. E non sia mai alla fine della poesia, fai pure l'applauso per far capire che ti è piaciuta. Te la diciamo in 5 secondi! Perché non abusco un bambino e si toglie la poesia da me. Poi regna una calma apparente prima della battaglia vera e propria. A tombolo coi parenti. La prima questione succede per il cartellone. A casa mista di prenotazione fino al 2025, tutto chiuso. Infine si tira il primo numero e ci sta sempre il solito stronzo che fa sempre la solita battuta. Ambo. E quell'altro ancora più stronzo che dice: non è possibile! Lo faccio io il cartellone, ho scelto solo un numero, 49. Quando sta cosa allucinante sta per finire che non ce la fai più, ci sta sempre quell'idiota che col gomito tocchi il cartello del vicino, cadono tutti i fagioli a terra e devi sentire il numero un'altra volta. Alla fine della tombola la padrona di casa cosa fa? Porta a tavola il panettone, per paura che il mangiare non lasciano ancora per dentro i lì. A casa mia fanno la spesa intelligente, sì. Comprano il panettone nelle buste di plastica trasparenti al discount. Eh sì, perché papà dice che il sapore è lo stesso. Cambia solo il fatto che non ha la marca. Risparmiamo. Ma voi l'avete mai assaggiato? Un panettone in una busta di plastica trasparente. Niente di meno che l'uva passa e disegnatevi. Presenti alla messa di mezzanotte una panza che ti arriva fino a giovedì, non ce la fai a camminare, ti esci nei bolli sapone per la bocca, ti commuovi quando il prete dice che Gesù esclamò: date da mangiare agli affamati, mentre 2 ore prima a tavola con l'ultimo datteri stiva accedendo a mamma. I più grandi dopo la messa vanno sempre a casa di qualcuno a giocare a carte e fateci caso, c'è la coalizione fra i parenti e gli amici nei confronti dell'estraneo alla comitiva. Circola la voce: guagliù, meno male che è venuto sto stronzo che ce lo mettiamo sotto. E puntualmente sto stronzo cacciano così che alla
fine si sente quello che fa. Paghiamo tutto da chi? Signori, scusatemi se insisto.